Benvenuti a Rethink 2020, benvenuti a un'altra di queste Stories on Demand che caratterizzano questa edizione, un'edizione dal titolo Design in Transition, Design in Transizione, e quando parliamo di transizione non possiamo non parlare di mobilità. Luca Sacchi, nostro ospite di questa Story on Demand, è esperto di mobilità, lavora come responsabile innovazione per un'azienda importantissima per la mobilità italiana e come Piaggio. E benvenuto, insomma, Luca, a questa nostra conversazione, a questo spazio di riflessione sulla mobilità di domani. Grazie Francesco, grazie a te, buon benvenuto a te. Io partirei subito facendoti una domanda relativa, forse la domanda più generale del mondo, quella che ti avranno fatto un sacco di persone, ma se dovessi immaginare la mobilità di domani, se dovessi spiegarci come ci muoveremo domani, a grandi linee, quale sarebbe la risposta che daresti? Quali sono i megatrend, i grandi trend della mobilità del giorno dopo, diciamo? Allora, intanto farei una divisione tra, chiaramente c'è la mobilità funzionale e la mobilità ludica. Parlando della prima, che è quella che insomma sposta la maggior parte delle persone, di motivazioni, io penso che la connessione tra i mezzi di trasporto, l'intermobilità, sarà una chiave che già sta nascendo, ma sarà ancora più sviluppata. Sostanzialmente ci saranno modi estremamente efficienti per raggiungere dei punti rapidamente, poi da lì farò l'ultimo miglio, chiamiamolo, con degli altri mezzi o con degli mezzi, diciamo, condivisi. E questa è la visione. È chiaro che questo porterà anche qualcosa che chiamerei il mobility divide, no? Un po' come c'era prima il problema del digital divide tecnologico, chi accede o meno alla rete. In qualche modo anche questa è una rete, un'interconnessione che avvicina alcune città indipendentemente dalla distanza che hanno. Ed è chiaro che si stanno formando, lo vediamo, delle dorsali di alta velocità tra le città e anche dentro le città, che raggrupperanno e sposteranno tante persone molto rapidamente e taglieranno fuori molti effetti. Parlando della situazione italiana, sarà complessa perché molta dell'Italia è in qualche modo in provincia e questa, in termini di evoluzione della mobilità, sarà una questione da sostenere. Sì, a tema questo, diciamo, del rapporto tra metropoli e città e provincia, tra grandi arterie della mobilità e territori esclusi, che in qualche modo porta con sé un'altra riflessione, che è la riflessione del rapporto tra uomo e macchina. Di solito quando si parla di mobilità si parla di mezzi di trasporto, di macchine di trasporto. Ultimamente si è parlato molto di autopiloti, di sistemi di mobilità, diciamo, governati di remoto. Penso alle metropolitane che vanno in automatico, penso ai droni, penso agli autopiloti delle automobili, ovviamente, e di tanti altri mezzi di trasporto. Tu pensi che il futuro della mobilità sarà un futuro più umano o un futuro più macchina? Allora, alla fine il concetto del rapporto umanizzato di un servizio, di qualcosa che vivo, sempre non credo sia legato alla macchina in sé, all'automazione, ma è come si gestisce il rapporto con questa automazione e cosa viene, diciamo, fornito in alternativa. Cioè, se io scarico e automatizzo una certa parte, vuol dire che posso umanizzarne un'altra, magari più rilevante. Cioè, io non ho un grande rapporto con chi guida il treno, chi guida la metropolitana, o nessun rapporto con la mia auto, anche se devo guidarla e preferirei lo facesse lei. Quindi questi non sono rapporti di valore. Anzi, forse alleggerendo, automatizzando delle componenti, posso dare più qualità del servizio laddove è rilevante, come nell'interazione per navigarlo questo servizio e non soltanto diciamo, l'attuarlo. Noi parliamo, grazie mille, e questo, anche questo punto ne solleva un altro. Stiamo procedendo un po' a effetto È domino bellissimo perché. far così, esatto, perché gonfiamo, montiamo la panna, poi vediamo. Esatto, ed è un punto centrato anche nel concetto di produzione dell'innovazione. Tu prima hai usato una parola molto, molto citata quando si parla di mobilità, che è intermodalità. Intermodalità tra mezzi differenti, ma anche tra soggetti differenti, anche tra meccanismi di innovazione differenti. È evidente, in qualche modo, ad esempio, che quando parliamo di mobilità tra persone, noi sappiamo che adesso le città sono invase dai monopattini elettrici o da cose di questo tipo, ti connetti con
non so, gli aeroplani o con i treni ad alta velocità, e in qualche modo devi pensare a come riconnettere questi diversi tipi di mobilità dentro un ecosistema. E questo chiama in causa ovviamente anche il ruolo dell'innovazione. Tu se pensi che l'innovazione, diciamo, nella mobilità del futuro sarà anch'essa intermodale, anch'essa in qualche modo condivisa, partecipativa, collaborativa, oppure sarà sempre più parcellizzata, sarà un'innovazione che giocherà un ruolo in cui arriva un player, fa disruption e dà le carte del gioco. Allora, è chiaro che ci sono dei fattori sistematici che portano a delle aggregazioni, nel senso l'intermodalità funziona meglio se ci sono delle integrazioni, ad esempio a livello informatico, cioè diciamo, le applicazioni e le back-end si parlano anche in termini di pagamento, quindi questo porta a immaginare delle concentrazioni tecniche e anche concentrazioni di player. E anche la parte economica, è chiaro che se io ho un livello di competizione tra i fornitori di, per esempio, sharing, difficilmente si riesce ad arrivare a un livello di profittabilità e quindi continuerebbero a morire. Quindi il fatto che ci sia un'aggregazione, ci siano delle situazioni in cui dei grossi player prenderanno una grossa parte è abbastanza inevitabile. È chiaro però che c'è molto spazio, cioè alla fine guardiamo la mobilità, si parla di una rivoluzione della mobilità sostanzialmente data dall'opportunità della localizzazione e del fatto di avere dei dispositivi smart con sé, perché poi dopo se andiamo a scomporre tutte le grandi novità si sono legate a questo elemento. Quindi in realtà la disruption arriva anche tramite le opportunità che vedo. Quindi questa condizione di costante innovazione, sia piccola che invece iperstrutturale, dialogherà assieme ancora per parecchi anni. Per cui c'è spazio un po' per tutti in questo settore. E altro giro, altra tessera del domino, tu hai parlato di una cosa molto importante, del fatto che in qualche modo quando noi parliamo ad esempio di design ci riferiamo alle automobili o ai motorini o alle biciclette degli anni 50 e 60, parliamo prettamente di design di prodotto. Oggi ovviamente il software, diciamo, acquisisce sempre una parte più fondamentale dentro il futuro della mobilità rispetto all'hardware, e il design di servizio e la parte, diciamo, di service design, la parte di interaction design che dentro anche al tema della mobilità acquisisce un'importanza sempre più rilevante. Ecco, io volevo partire da qua e chiederti quanto sarà importante la cultura del progetto dentro il futuro della mobilità, ma che tipo di cultura del progetto e quale sarà, diciamo, se la chiave della competizione e la chiave dell'innovazione sarà proprio la capacità di fornire il miglior servizio possibile, il miglior livello di interazione, di ergonomia e di qualità, diciamo, dell'interfaccia e del rapporto con l'utente possibile, aggiungendo anche che c'è un tema di big data alle spalle che evidentemente giocherà un ruolo fondamentale. Certo che però, partendo proprio dall'ultima cosa che hai detto, sostanzialmente è una combinazione delle cose, cioè service design è l'elemento principe, cioè io devo considerare tutti i punti di contatto. È chiaro che la parte hardware, quindi di prodotto, disegno di prodotto, rimane rilevante, ma cambia la sua rilevanza, cambia magari delle priorità. Tendenzialmente io devo fare. Parliamolo in maniera terra-terra e banale. Io il miglior veicolo, veicolo che uso per lo sharing non è esattamente il veicolo che viene usato oggi, perché oggi sono veicoli da utilizzo individuale, possesso individuale, adattati a un utilizzo collettivo, con tutti i limiti del caso. Quindi già quello è un pezzetto di un service che a livello hardware posso migliorare. Poi è chiaro che c'è anche il discorso delle interfacce, ma anche lì c'è un dialogo avanti e dietro abbastanza interessante, cioè ormai molte le auto sempre di più vengono scelte per la dimensione software e l'interfaccia, user interface del software e le applicazioni che ha dentro la macchina diventano quasi più rilevante e sarà sempre più rilevante rispetto alle caratteristiche per cui si comprava un'auto prima. E via discorrendo, cioè è tutto che si sta, diciamo, armonizzando su certe dimensioni, non è solo una parte, cioè uno scollamento. Essendo tutto un sistema di mobilità, anche in tal senso tutte le componenti sono importanti e rimane importante anche il disegno del prodotto, ma ovviamente con un'attenzione particolare al suo rapporto con la parte di servizio e come si inserisce all'interno di questo sistema.
E hai usato un'altra parola, secondo me, buzz in qualche modo. Hai parlato della parola sistema. Ora, quando si parla di sistema, quando si parla di imprese e di realtà imprenditoriale che sono dentro un ingranaggio complesso, è evidente che cambia il concetto di competizione in qualche modo, diventa più un cooperare competendo anche o un competere cooperando tra soggetti diversi e tra pezzi diversi del contesto di mobilità, ognuno dei quali parte di un sistema. Tu lavori per un'importante azienda di mobilità, ma sei un esperto di mobilità lato sensu. Se vogliamo dare a un'impresa che opera nel contesto della mobilità un consiglio, un advice, attenzione, questo è il rischio più grande a cui vai incontro, questa è l'opportunità più grande che puoi cogliere, quale metteresti in luce? Non facilissimo. Comunque, è chiaro che l'idea di opporsi è inutile, anche perché ci sono così tante cose diciamo, coerenti. Non è una tecnologia alternativa e mi oppongo a un sistema operativo rispetto a un altro o la scelta di un software rispetto a un altro. Sono fortemente diversi. Quindi è chiaro che c'è una direzione verso una cultura, un'evoluzione della mobilità di una certa direzione e c'è molte opportunità di capirla e cercare di adeguarsi, come dicevo, l'esempio che dicevo prima, anche per una società prettamente industriale, poco software come può essere quella per cui lavoro, ha tante opportunità nell'essere magari più attenta ed ascoltare meglio chi invece disegna i servizi e cercare di capire in che modo posso rapportarmi, in che modo posso evolvere. È il mio migliore interlocutore in tal senso. E quindi quello è certamente un'opportunità. Dall'altra, quello che tendenzialmente bisogna evitare è che è una cosa, parlando di buzzword, questa veramente la trovo straordinaria in questo settore, che ormai tutte le aziende sono aziende di mobilità, che facciano pagamenti dei pedaggi autostradali o che facciano treni, sono tutte diventate aziende di mobilità. Invece mantenere la propria identità è importante, proprio in questa cosa vuol dire io ho questo tipo di cultura e semplicemente capire come può essere ancora rilevante, invece che abbandonarsi e dire vado a cogliere quello che sembra a livello mediatico più interessante. Quindi questa idea di rimanere se stessi, evolversi in questo senso, credo che sia qualcosa di importante, soprattutto per le realtà di tipologia, diciamo, italiane, come che hanno una certa storia alle spalle. Quindi mantenere la propria identità ed aprirsi a quello che è il nuovo mondo, un mondo che, come gli hanno detto, vive di sistema, vive di intermodalità, vive di servizio e di importanza del software e di processi innovativi che devono in qualche modo necessariamente integrarsi per risultare forti e per far nascere disruption senza che ci sia il grande o il piccolo attore, la grande o la piccola innovazione. Possano in qualche modo prevaricarsi l'una con l'altra o essere, nel caso del piccolo, irrilevante rispetto all'innovazione del grande. Io ho provato un attimo a sintetizzare il tuo discorso e spero di averlo fatto al meglio per lasciarti a quella che sarà la mia ultima domanda, l'ultima domanda di questa story on demand. Se dovessimo pensare a quello che è il punto principale, se vogliamo, è l'innovazione radicale più importante del tuo lavoro e nel mondo che viene avanti e del tuo mercato nel mondo che viene avanti. Quale sarebbe? Qual è, secondo te, l'innovazione più radicale a cui ti troverai di fronte? Allora, da una parte il mantenere penso di più al mondo ludico, il mantenere l'elemento del sensoriale, del divertimento, della percezione. Comunque il viaggio non è soltanto, cioè tornare al concetto della bellezza del viaggio e molti mezzi di trasporto possono arricchire questo elemento. Cioè, la mobilità deve essere anche di per sé un piacere e spesso viene interpretato solo in maniera di pura efficienza, quindi non perdere la parte, diciamo, sentimentale della mobilità. E dall'altra l'evoluzione radicale delle città, che io spero velocissima, cioè sono assolutamente a favore dell'evoluzione per delle città più a misura di una mobilità magari meno, cioè magari più lenta, forse meno efficiente, ma più sostenibile, non solo in termini ecologici. Ecco, e forse questo, se vogliamo, è l'augurio migliore che ci possiamo fare in questo momento e in questa fase. Io ti ringrazio tanto Luca Sacchi e vi do appuntamento per la prossima Story on Demand dentro Rethink 2020.
Luca, grazie mille. Grazie, grazie a voi e a tutti quelli di Rethink.